però ci abbiamo fatto questa roba 50 anni fa. Dopo 50 anni si leva. Oh, no, sai che facciamo qua? Ma vedi le cose qua sotto e sopra, tu nemmeno puoi uscire. Questi che loro non ci pensano. Non lo so chi è stata a fare la regolata. Lei da quanto tempo vive qui? 50 anni, dal 75 si viene regolata. Tengo 80 anni. A Pescara in via Lago di Capestrano questa mattina ci si è svegliati con il rumore delle ruspe e delle mole. Le disposizioni per l'ordine pubblico e la sicurezza del prefetto sono piovute dal cielo per i cittadini residenti per la rimozione dei cancelli abusivi costruiti già un ventennio addietro per evitare che i tossicodipendenti facessero ingresso direttamente nelle abitazioni ATER. In strada i residenti continuano a difendere la loro onestà dopo essersi sentiti privati di una barriera protettiva. Adesso questa mattina se si può bloccare si blocca, dopodiché visto che il prefetto ha detto questa cosa verranno a smantellare e a rifarlo nell'immediato, perché quel ragazzo deve poter scendere sotto casa sua che è invalido, sta in sedia a rotelle, se no che deve fare? Deve stare qui sotto tutto smantellato con i drogati che gli possono andare a chiedere i soldi, gli possono mettere le mani addosso. E indifeso, una persona indifesa che qui sotto non potrà scendere più, quel ragazzo Stefano. Quindi lo vogliono togliere, ben venga, li tolgono e li ripristinano come vogliono loro a norma di legge. Ma non questa mattina che a noi ci lasciano scoperti, specialmente quel ragazzo che non potrà scendere più. Perché andassero a vedere i portoni giù in fondo come si sono ridotti in balia dei drogati che fanno di tutto e di più dentro i palazzi. Noi qua non lo permettiamo assolutamente, non lo permettiamo.